numero 9, interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consigliare sinistra di San Casciano, inizio lavori, ristrutturazione piazze e località. E quindi do la parola, passo la parola alla consigliera Malacarne. Consigliera, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, leggo brevemente l'interrogazione che riguarda i lavori di, la data di inizio dei lavori di ristrutturazione nelle due piazze in località La Romola. Allora, poiché i lavori di ristrutturazione della piazza 4 Novembre e piazza Peschi nella frazione della Romola già previsti nella scorsa legislatura sono stati più volte rimandati per motivate cause di ordine amministrativo e dato che i cittadini lamentano un grave disagio soprattutto per quanto riguarda il dissesto del manto stradale e la presenza di buche oltre a un mancato decoro urbano, chiedo di dare comunicazione circa la data prevista per l'inizio di questi lavori già indicati nel piano delle opere pubbliche dell'anno 2021 in forma prioritaria. Grazie. Grazie consigliera Malacarne. Sindaco grazie Cappi. Presidente, grazie consiglio per dire che è stata precisa volontà da parte dell'amministrazione non solo di calendarizzare l'intervento entro l'anno ma anche di fare un progetto di riqualificazione di tutte e due le piazze, ma non solo, anche individuare su via Treggiaia la possibilità di creare una zona 30, cioè una zona a forte riduzione della velocità proprio nella parte dove ci sono dove c'è la strettoia dalla pensilina della Sita fino ad arrivare poi nella parte finale diciamo in prossimità dei lavatoi e allo stesso tempo di portare un progetto preliminare ma comunque che tenga conto di tutta l'area anche di piazza Aiaccia, di modo che il centro della Romola abbia una progettazione diciamo così avanzata su tutto il centro, perché necessita, come diceva la consigliera, degli investimenti importanti e che questi investimenti non siano solo portati a rimettere in sicurezza coprendo le buche ma veramente facendo un'azione di riqualificazione, visto che ci hanno visto anche insieme ai cittadini quando ci potevamo ancora confrontare a tu per tu, erano state individuate anche tutta una serie di soluzioni per rendere pedonale una parte della piazza 4 Novembre, per migliorare la pavimentazione di piazza Peschi e valorizzare così tutto il centro della Roma. I tempi previsti sono quelli della presentazione tra un mese, circa due, alla sovrintendenza del progetto generale per poi passare alla progettazione definitiva delle due piazze che avrà priorità e naturalmente poi all'affidamento dei lavori e ci auguriamo di partire in tempi ristretti almeno entro la fine di questo anno. Le somme sono state messe tutte a disposizione, i progettisti hanno lavorato con le indicazioni che siamo dati, con la consigliera ci sono stati anche momenti di confronto specifici proprio legati a questo, quindi insomma ci auguriamo che si possa fare in tempi abbastanza stretti il lavoro e si possa realizzare finalmente dopo tanto tempo un investimento tanto voluto dai cittadini. Mi preme però puntualizzare anche il fatto che la Romola è negli ultimi anni interessata da tanti lavori importanti, poi il tetto della palestra e di tutta la palazzina che riguarda le poste, e l'abbiamo fatto anche affinché non si fossero problemi che le poste potessero andare via. Abbiamo fatto
partiranno a brevissimo, credo entro una quindicina di giorni, lavori al cimitero per la riqualificazione dell'intero cimitero. Spero anche di riuscire in tempi non troppo lunghi a trovare le risorse per fare l'investimento sulla scuola della Romola, che se l'ex scuola della Romola che necessita di investimenti importanti e sede anche di associazione. Grazie. Grazie sindaco Ciappi. Consigliera Malacarne. Bene, ringrazio, sono soddisfatta della risposta, quindi ringrazio.